una distanza di 50 km in preparazione del passatore, un ritmo che deve essere comunque impostato in maniera cautelativa, soprattutto partendo in progressione, prima lentamente, poi più velocemente, anche perché comunque 50 km si fanno sentire sulle gambe e soprattutto un podista amatore discolo e non così evoluto che ha corso in maniera molto indisciplinata. Ma per capire di cosa stiamo parlando, come al solito, partiamo dall'inizio. Buongiorno a tutti ragazzi, si parte finalmente con un orario tranquillo, sono più o meno le 2 di pomeriggio, quindi c'è il sole e si va a Porto Recanati ragazzi. Sì, solo 5 ore di macchina e per la 100 km del Conero ragazzi. Uno spettacolo, non vedo l'ora, però non partecipo alla 100 km ma alla 50 perché volevo fare la 100 km ma non ce l'ho sulle gambe, assolutamente non ce l'ho, quindi meglio non rischiare e ci divertiamo perché la prima cosa è divertirsi. Dai ragazzi, fatu! Eccoci qua, dopo Pescara, siamo a Porto Recanati, la coppia più bella del mondo, ultimi in partenza, ma saremo i primi come sempre, niente, abbiamo fatto un po' di ritardo, come al solito, ma ci siamo, adesso ci dobbiamo solo rilassare e fare questi... Dopo lo start partirai, sì, relax, diciamo. Questi 50 km! Comunque, la 100 km è già partita, la 10 è finita da un pezzo, adesso a partenza della 30 e della 50. Poco prima che partisse ho chiamato Cosimo per raccomandargli di correre in maniera molto lenta. Probabilmente la soluzione poteva essere quella di valutare il cardio da polso, anche se comunque c'era molta umidità, quindi la valutazione forse non era accuratissima, quindi la soluzione ideale era quella di correre a ritmo maratona più 10 secondi, poi ovviamente lui mi ha assolutamente ascoltato. Ok, vai con la partenza! A dopo! Ed eccoci qui, la ridente cittadina Porto Recanati. Di Porto Recanati. Sembra più di stare in pianura padana. Ma una nebbia pazzesca, ragazzi. Un'umidità cervicale allucinante. Comunque, siamo a 10 km e 800 metri. Con 57 minuti. Secondo me stiamo andando anche troppo veloci. Sì, infatti rallentami Cosimo. Però. Tira le briti. Chiacchierando. Si fa di tutto. Allora, ci vediamo alle prossime 10. Ciao. Rieccoci. A 20 km e 500 metri. Sempre sorridenti. Ancora per poco. Bravo, questo mi sprazzi di. Mamma santa. Allora, ci abbiamo messo per adesso un'ora e 54. Chiamando di tutto. Sì. Veramente. Le persone ormai intorno non c'è nessuno perché ci scansano. No. Ci evitano. Dai ragazzi, a dopo. Ciao. In una gara di quel tipo è comunque sempre importante avere un compagno di viaggio, anche perché si corre in un circuito di 10 km, quindi va ripetuto 5 volte o 10 volte a seconda della tipologia di gara che si è deciso di affrontare. Cosimo ha corso per molto tempo con Virginia, ma poi quando è rimasto da solo forse ha perso un po' di energia. Ragazzi, chilometro 33, ci siamo. Nel frattempo vi faccio vedere un po' di strutture. Il posto è fantastico, veramente ve lo consiglio. Prima volta che passo di qui. Ci voglio tornare. Allora, siamo a chilometro 33 in 3 ore e 10. Vamos! Sto veramente
in fase di declino, perché l'umidità è pazzesca, veramente tanta. Sto cominciando a sentire freddo. Vediamo come va. Ce la farò o non ce la farò? È capitato poi a tutti di entrare in crisi, in questo caso la soluzione ideale, se è su una maratona, è quella di rallentare di almeno 10 secondi al chilometro, mentre su una ultra, forse la soluzione ideale, è correre e poi camminare. Questa volta è veramente distruttiva. Sono a 42 e 500 metri con 4 ore e 17, ma sto sentendo tutti sti cosi. Mamma. Si sapeva, le ultra sono così. Adesso sicuramente già sto facendo un po', alterno camminata corsa giusto per recuperare, e con le ultra si fa così. Però ragazzi, a me piace, non so voi, ma a me piace. Dai, ci vediamo tra un po'. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà la. Ciao ragazzi, a dopo! Manca un chilometro, sto prendendo un attimo un po' di fiato perché veramente sto distrutto, e 5 ore e 06. E ovviamente ho rispettato ciò che diceva Massi, quello di partire piano e poi proseguire piano piano, no, ad accelerare. Invece io sono partito sparato e sto pagando adesso le conseguenze. Però dai, riprendiamo, manca l'ultimo chilometro, ci vediamo all'arrivo. E dai, anche questa avventura è fatta ragazzi. Godiamoci l'arrivo della 50 km. Facciamo, dai, la facciamo. E questa è fatta, ragazzi! Artista nazionale delle 50 km delle 6 ore. Quando mi ha chiamato poi all'arrivo dopo la gara, ho concordato con Cosimo che non è andato benissimo purtroppo, e quindi gli ho suggerito di fare una settimana di riposo e poi qualche allenamento intenso che speriamo di raccontarvi nelle prossime settimane. Tra 3 settimane farà la maratona, perché però è solamente un test per verificare lo stato di forma. Ora deve assolutamente allungare i chilometri e quindi magari correre altre 2 o 3 gare abbastanza lunghe, anche perché il passatore si sta avvicinando e ovviamente deve realizzare il suo personal best, ma di questo avremo tempo di parlare nelle prossime settimane. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, ci vediamo la prossima. Scrivetemi qua sotto quali allenamenti devo far fare a Cosimo, sempre che mi ascolti. Ciao, alla prossima.